Guardati intorno. Il mondo che ti circonda è il risultato di miliardi di anni di cambiamenti. Una quantità incalcolabile di granelli di sabbia che un tempo erano oceani di lava. Hanno viaggiato attraverso deserti immensi e canyon profondissimi, trasportati dal vento e dall'acqua. Elementi che oggi sono aggregati a creare il posto dove viviamo noi, il pianeta Terra. Su una spiaggia, ad esempio, gli strati di sabbia si depositano uno dopo l'altro, dal più vecchio al più giovane. Perciò, spostandosi in profondità, ci si sposta in realtà indietro nel tempo. Con lo stesso principio, gli strati sulla parete di una montagna ci permettono di leggere la sua storia. Quanto tempo ci è voluto? È una storia molto più antica di noi. Se il nostro sistema solare fosse nato e cresciuto in un giorno solo, noi esseri umani saremmo arrivati così tardi da perderci anche il brindisi di mezzanotte. Diario di bordo, maggio 2019. Mi chiamo Barbara, ho un dottorato in scienze della Terra e mi occupo di cartografia geologica planetaria. Durante l'università ho studiato geologia, leggendo le rocce come un libro di storia, ma adesso la Terra non mi basta più. Voglio scoprire cosa è successo sugli altri pianeti del Sistema Solare. Voglio scoprire cosa è successo su Marte. Riesci a vedere Marte? Io no. È distante circa 55 milioni di chilometri dalla Terra e da così lontano bisogna ingegnarsi parecchio per riuscire a vedere. Quando riusciremo a mandare degli esploratori su Marte, sarà più semplice studiarlo. Ma prima di allora ci sono molti problemi da risolvere. Ad esempio, capire dove atterrare. Hai presente il detto «cercasi apprendista con esperienza»? Ecco, Marte ci tratta allo stesso modo. Per andare su Marte, dobbiamo prima andare su Marte per capire dove andare. Mi segui? Di esploratori folli come Colombo, Magellano, Livingstone, ne abbiamo avuti. Loro dovevano armarsi di coraggio e partire. La nostra missione invece è così folle che una persona sola non basta. Quindi serve un gran numero di folli. Ecco, oggi quei folli siamo noi. Le missioni robotiche che mandiamo sugli altri pianeti del Sistema Solare in realtà ci mandano delle bellissime foto. Il mio lavoro è studiare queste immagini e capire cosa c'è sulla superficie degli altri pianeti e cosa si nasconde sotto. Ad esempio, possiamo capire dove ci sono pareti ripide perché un fiume ha scavato lì il suo letto e dove invece abbiamo ampie pianure. Ecco, per esempio questo è un buon posto dove atterrare. Ogni volta che scopriamo qualcosa, lo segniamo sulla mappa. Insomma, dell'equipaggio di Cristoforo Colombo, noi saremmo stati i cartografi. Le carte geologiche ci permettono di pianificare. Quindi di salvare delle vite, ad esempio in caso di terremoto, o di andare a cercare le risorse minerarie che ci servono, o ci permettono di sapere dove scavare un pozzo e raggiungere l'acqua potabile. Le carte geologiche sono delle mappe dello spazio e del tempo. Del tempo perché ci raccontano del passato, quindi in luoghi dove oggi parcheggiamo la macchina o portiamo il cane a spasso, un tempo c'erano atolli tropicali o barriere coralline. Sono mappe del presente perché ci permettono di interagire con l'ambiente che ci circonda al nostro meglio, ma soprattutto mappare le superfici degli altri pianeti del Sistema Solare ci permette di fare delle mappe del futuro, che ci indicano la strada per andare dove nessuno è ancora arrivato. Riesci a vedere ora? Non mi fido di Kepler, il tuo amore è un pianeta, non può girare attorno al sole mentre gira su se stesso. Ho visto un film, adesso voglio trasformare la mia macchina per viaggiare nel tempo e poi sposarti su Saturno e dirti cose che non ho mai detto a nessun altro essere umano conosciuto. Non mi fido di Isaac Newton, è che la mela non mi piace troppo come frutto, ma la terra